Eccoci qui alla conclusione di questa splendida partita, di questo splendido evento che ha visto la vittoria finale del Città di Anzio, campioni della Lega Amatori Calcio Latina. Siamo qui con il presidente dell'Amatori Terracina, Elio Di Mario, che ringraziamo innanzitutto per essere qui con noi, al quale mi sento di dover fare i complimenti prima di tutto per la splendida partita giocata dai ragazzi del Terracina, una partita che ai punti avrebbero meritato ampiamente di vincere tutti e due, ma sappiamo bene che non è possibile e purtroppo ci deve essere soltanto un vincitore. Bene, Elio, mi permetto di chiamarti Elio, ti volevo chiedere: quali erano le tue impressioni relativamente alla partita? Cioè, voi avevate delle buone sensazioni, comunque sia, e pensi che il risultato possa essere giusto? Fin tanto che, chiaro, essendo stato sconfitto, sì. Può essere giusto o meno. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Volevo fare i complimenti a Città di Anzio, che penso sia stata una finale bellissima. Purtroppo ne vince solo una, quest'anno per il secondo anno di seguito non la vinciamo noi, però non posso rimproverare nulla ai ragazzi miei, gli posso solo fare i complimenti. L'abbiamo persa a 30 secondi dalla fine, niente di più. Tutto vero quello che dici. Io in sede di cronaca ho commentato il fatto che non c'è stato un secondo in due tempi regolamentari e in due tempi supplementari che i ragazzi, in quanto amatori, non dimentichiamocelo, sono degli amatori, quindi non dei professionisti, tra virgolette, tutta passione, non hanno mai mollato. E questo anche i tuoi ragazzi. Ho commentato la prova molto positivamente, ad esempio la prova del numero 17 Ruggeri, che è un giocatore un po' più su rispetto agli amatori. Però io credo che non ci sia proprio nulla da recriminare in questo caso. Il risultato, ripeto, se vinceva gli amatori della Cina, poteva essere giusto. Mi sento di fare i complimenti a te e alla tua squadra in questo senso, e vi esorto a continuare. E a questo punto io, la domanda che ti faccio, immagino che prenderete sicuramente parte alle prossime edizioni della Lega Amatori Latina per poter finalmente vincerlo questo trofeo. Sicuramente abbiamo già preso un paio di giocatori nuovi e torno anch'io a giocare perché serve. Quindi non siete intenzionati, siete super intenzionati, siete seriamente intenzionati. Non c'è due senza tre, come si dice, non c'è due senza tre, quindi ci proveremo ancora e vedremo. Comunque ancora in bocca al lupo agli sfidanti. Bene, benissimo, questo è lo spirito giusto, grazie mille Elio e ancora con... Eccoci qui con il mister vincitore, mister Alessio Riccio, complimenti innanzitutto per la prossima vittoria, è stata una partita tirata sul rasoio praticamente per tutta la sua durata, avete vinto meritatamente, questo ci tengo a dirlo, ma se anche ok, un po' d'acqua, un po' di refrigerio, non fa male, non fa male. Dicevo, se anche avesse vinto l'Amatori Terracina probabilmente non ci sarebbe stato nulla da ridire. Dimmi, è una domanda scontata e ovvia quella che ti sto facendo. Sei ovviamente soddisfatto della vittoria? Assolutamente sì, assolutamente sì. E vorrei ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi che in questo periodo difficile comunque hanno continuato a supportarmi e soprattutto, quindi lo voglio sottolineare, quindi voglio chiedere grazie a tutti quanti i ragazzi che hanno permesso questa sera di arrivare a questo traguardo che abbiamo coltivato da tanto tempo, non scordandoci Gabriele, l'ex allenatore dell'Amatori, che comunque ha portato a coltivare questo sogno, e vorrei fare i complimenti vivissimi comunque all'Amatori del Terracina perché ci hanno creato veramente una vita difficile questa sera. Effettivamente la partita è stata, come detto prima, sul filo del rasoio, in equilibrio praticamente per tutta la sua durata. Una cosa che mi ha molto impressionato in cronaca, l'ho anche menzionata, è il fatto che voi sino a tutti e due gli allenatori, sia tu che il
il buon Elio Di Mario, sino a praticamente 2 minuti dalla fine a citare i vostri ragazzi a non mollare, ad andare avanti. Questo secondo me è no? Per una squadra, a vincere dei trofei, a vincere dei campionati. Mi è piaciuto molto questo atteggiamento, devo ammetterlo, è un qualcosa che avete costruito nel tempo, perché vedo che anche i ragazzi sono molto empatici nei tuoi confronti, oppure è una cosa che nasce spontanea secondo te? No, io penso che lo spirito che hanno i ragazzi, che coltivano da tanto tempo, e io cerco di fare il mio, comunque solo incitarli, perché comunque già hanno tutto quanto loro, quindi sono felicissimo che loro seguono fino all'ultimo secondo e che comunque per questi colori danno l'anima, e questa è la cosa più importante. Complimenti ancora Elio, complimenti. Grazie. Eccoci qui con il numero 29 Toscan, grandissimo protagonista della partita. Hai giocato veramente bene, ti ho visto muoverti un po' da tutte le parti, hai partecipato un po' a tutte quelle che erano le azioni più importanti del Città di Anzio, avete vinto meritatamente una bellissima partita, giocata degnamente da tutte e due le compagini. Qual è stato il tuo sentimento, il tuo stato d'animo nell'affrontare questa partita? Perché io mi rendo conto che da ex giocatore, quando si deve andare a giocare una finale, non è mai semplice, insomma. Beh, diciamo che sì, di solito le finali sono sempre partite che vanno giocate e io penso sempre vinte. Diciamo che è stata un po' una settimana un po' strana per tutti quanti, con gli allenamenti e tutto quanto. Cioè, siamo stati sempre uniti tutti quanti, anche nel periodo del lockdown, che è stato molto difficile per tutti. E penso che comunque con la ripresa comunque del tempo siamo riusciti a ricreare quello che avevamo lasciato, ovvero un gruppo unito e una squadra solida come sempre. Abbiamo dimostrato anche stasera, giocando su un campo che non è delle nostre capacità, perché noi siamo abituati a giocare nello stretto e con poco spazio alle spalle da coprire campo, e quindi abbiamo veramente all'inizio un po' sofferto la lunga distanza con il loro attaccante, che si muoveva molto bene. Poi siamo usciti noi alla lunga e la differenza poi dopo si è vista. Danietta. Assolutamente, giusta analisi della partita, ma mi hanno detto che volevi fare una dedica. Sì, guarda, volevo fare una dedica alla mia fidanzata che aspetta un bambino e spero di ricevere questa gioia molto presto. Allora tantissimi auguri e sarà sicuramente una grande gioia. Complimenti. Grazie.